E niente, volevo sapere com'era andato il corso, come ti sei trovato. Io mi sono trovato bene, in realtà io sono in Piemonte, sono vicino a Alba, in provincia di Cuneo, e stavo cercando l'anno scorso, visto che stavo lavorando in smart working, avevo un po' di tempo libero, un'altra cosa, un corso per imparare a usare un po' i programmi musicali, così. E ho visto che c'era anche un corso da producer, e quindi ho contattato la scuola. E mi sono iscritto a quel corso lì, poi guardando gli altri corsi ho visto che c'era anche videomaking e Photoshop, erano tutte cose che io lavoro in un altro settore, non ho mai fatto, però sono appassionato un po' di queste cose di grafica e di musica fatta col computer. E allora, visto che Certo. avevo un po' di tempo libero, lavoravo anche in smart working, ho pensato di fare questi corsi. Adesso siamo tornati in ufficio, quindi c'è un po' meno tempo, ma in ogni caso, tanto, visto che sono individuali, li posso gestire un po' come. Infatti, poi dovrò fare anche l'esame per quello di videomaking, poi ti contatto. Certo, esatto, sì. E quindi ti sono piaciuti questi corsi? Sì, poi così in modo individuale si può anche magari parlare di cose un po' fuori dal programma, ad esempio quello di videomaking, abbiamo parlato anche del time lapse perché avevo detto che ero interessato a questo effetto e abbiamo fatto anche quello. L'unica cosa è che appunto sono in Piemonte, ne devo fare a distanza, ma in questo modo riesco a farli benissimo, anche, anzi forse ancora meglio perché scelgo io l'orario, il giorno, se salto una settimana non perdo il corso, me lo faccio lo stesso. Poi ricevo sempre i video.